Incrociamo le gambe, schiena lunga. Facciamo una sequenza abbastanza rapida. Faremo respirazione yogica completa, già che siamo esperti, faremo subito delle pratiche un po' avanzate. Poi facciamo relativamente veloci. Più o meno 7 minuti a pratica. Rilasso bene le spalle, allineo bene la colonna. Allinea la colonna nel sentire, non solo allinearla irrigidendoti, ma senti la colonna e spingi, poi devi spingere la testa verso l'alto. Quando dico spingere la testa verso l'alto, devo spingere un punto particolare della testa verso l'alto, che è il vertex, non la fronte, non l'occipite, il vertex, dove i bambini hanno la fontanella. Spingi il vertex verso l'alto, rilassa la mandibola. E senti che per spingere il vertex verso l'alto, se veramente spingi il vertex verso l'alto, senti che devi spingere in giù con il bacino. Non hai chance. Spalle bene rilassate. Senti questa spinta della testa verso l'alto, ma cerca di mantenere la schiena morbida. Chiusi, rilassati, stiamo con il respiro, rimani dentro il sentire. E risuoniamo con un om. Attenzione al respiro. Alla mente non piace per niente questo genere di lavoro, gli piace molto vagare dove vuole lei. Se senti che la mente va via durante la pratica, semplicemente la riaccompagni delicatamente ma con decisione verso l'ascolto del respiro. La mente deve diventare uno strumento a tua disposizione. Bisogna disciplinare, educare la nostra mente. Questo fa parte del lavoro quando si fa pranayama e quando si fa lo yoga in generale. Senti anche questa propensione che la mente ha di andare ad appoggiarsi dove vuole lei, ma senti come tu, qualcos'altro della mente, qualche parte più profonda, diciamo, riesci a riportarla dove vuoi tu. Gli occhi sono socchiusi e non stretti. Se puoi, porta gli occhi verso la radice del naso, cioè sguardo in mezzo alle sopracciglia. Lasciamo il respiro spontaneo, naturale, quando inspiriamo,
Lo sguardo va bene sulle sue sopracciglia. Quando espiriamo, lo sguardo va verso l'ombelico, solo gli occhi ruotano verso il basso, verso la terra. Inspiro l'aria, entra attraverso le narici e lo sguardo sale verso la fronte. Gli occhi sono chiusi, ma gli occhi si muovono. Espiro lo sguardo dalla fronte, va verso la terra. Continuiamo questo gioco. Segui con l'attenzione il respiro e anche lo sguardo. Nell'oscurità lo sguardo si può muovere in maniera lineare, senza scatti. Se invece fai l'esercizio, lo stesso esercizio con gli occhi aperti, senti che gli occhi fanno degli scatti, si chiamano movimenti saccadici. Riteniamo gli occhi chiusi, cerchiamo fluidità nel respiro e fluidità nel movimento oculare. Quando inspiriamo, lo sguardo si fonde su Ajna Chakra, sesto chakra, il punto tra le sopracciglia. Quando espiriamo, lo sguardo si fonde, va verso Muladhara Chakra, il primo chakra, che è la base del pavimento pellico. A fare questo gioco, porta un attimo l'attenzione alla periferia, come stanno le ginocchia, rilassa le anche, allinea la colonna, rilassa le scapole, mandibola rilassata, pelle del viso rilassata. E poi porta di nuovo l'attenzione al respiro, al movimento degli occhi. Piano, cerchiamo di organizzare bene l'inspirazione in 5 battiti. Espiro in 5 battiti. Inspiro 5 battiti, gli occhi salgono verso Ajna Chakra. Espiro in 5 battiti. Lo sguardo scende verso Muladhara Chakra. Se 5 sono troppi, fai 4. Se 5 sono pochi, fai 6, 7, 8. L'unica consegna è cercare di fare l'inspirazione uguale all'espirazione. Se gli occhi si stancano, fai movimenti un pochino più piccoli. Se sono molto stanchi, lasciali un attimo tranquilli. E portare l'attenzione solo al respiro. Assicurati che il respiro rimanga comodo. Assicurati che gli occhi seguano il movimento del respiro. Con
tempo, anche durante la stessa pratica, è normale aumentare un po' i battiti. Sembra aver iniziato con 5, arrivare a 10. Ogni volta aumenta di un battito solo alla volta. Aggiungiamo l'ultimo dettaglio in questa pratica. Quando inspiriamo, l'aria entra attraverso le narici, ma inizia gonfiando la pancia, il torace, fino alle clavicole. E poi l'aria esce, gli occhi vanno piano verso la terra e l'aria esce dalle clavicole, torace, pancia. Ci sono tanti elementi, occhi, respiro, qualità del respiro, lunghezza del respiro. Sentito questo movimento dell'attenzione dentro, senti invece il corpo tranquillo. Più il corpo è tranquillo, più l'attenzione può muoversi in maniera dettagliata. Continua con il tuo respiro, lascia piano piano lascia il contare del battiti, continua mantenendo una sorta di naturalità nel respiro. Ovviamente il respiro naturale è fortemente influenzato da ciò che hai appena fatto, perciò probabilmente sarà più lungo. Rimani con gli occhi verso la radice del naso, verso il terzo occhio, verso questo punto tra le sopracciglia. Abbandona il contare. Abbandona anche questo, il percorso che facciamo fare all'aria. L'aria entra, esce e si deposita dove vuole lei. Semplicemente osserviamo ciò che avviene naturalmente. Diventa un osservatore attento, diventa un osservatore neutrale. Senti come delle emozioni si depositano quando osservi. Senti che l'osservazione attenta e neutrale, piano piano, ci liberano, ci permettono di controllare, di gestire le nostre emozioni. Quando un'emozione diventa consapevole cambia completamente il sapore
dell'emozione, resta un sentire di cui ne diventi padrone. Con delicatezza, aprono gli occhi, libera, sciogli la posizione, porta le mani dove sentivi tensione, posizione ai piedi, alle ginocchia, alle anche, la bassa schiena, la parte alta della schiena, le scapole. Anzi, andiamo a massaggiare tutto il corpo, dai piedi, ginocchia, anche, su per la schiena, parte alta del costato, gola, non dimenticate la gola. Ovviamente ogni zona del corpo necessita di una qualità di tocco diverso. La bassa schiena può avere un tocco più audace, quando arrivi a livello del collo deve essere molto più delicato. Cranio, fronte, tirati un po' le sopracciglia, tira un po' gli occhi. Andiamo a prendere i lobi delle orecchie e ti tiri le orecchie un po', quello qua. Sì, è tutto. Il padiglione auricolare è ovviamente formato da una massa cartilaginea, un po' delicata, ma non è così delicata. Tirati bene. Tira bene l'orecchio. Massaggia bene l'orecchio. Questa pratica dovrebbe finire quando senti l'orecchio caldissimo. Quando devi poter cucinare un uovo sul tuo orecchio. Rosso. Sì, senti come tutti i meridiani energetici si strecciano. Tantissime nadi, tantissime terminazioni nervose che vanno qui sul padiglione. Libera. Buona. Completamente nuova. Sì, vedi che la luce si è spenta e si è accesa la luce dentro di noi. Cambia di corso le gambe se vuoi. Io ce l'ho così. Facciamo una brevissima serie di Kapalabhati, che sono quelle respirazioni forzate. È una pratica molto potente, una pratica di purificazione. Non è di per sé un pranayama, ma è un'ottima preparazione al pranayama. Questa sorta di respirazione forzata è una pratica di purificazione che avviene anche spontaneamente. Se tu pensi, il colpo di tosse è una purificazione. Quando hai qualcosa che è la stessa cosa, un colpo di tosse. Un colpo di tosse però che viene fatto perciò che non agisca solo sul piano fisico. Per agire solo sul piano fisico se hai la trachea bloccata, cioè quel che, non so, ti capita, no? Un colpo di tosse, no? Puoi anche muove tutto il corpo, anzi, come si è anche indicato, fa uscire quello che hai nella gola. Se invece vogliamo purificare in maniera più profonda, devi lasciare il corpo molto libero, la gola pervia e piano piano solo fare questo livello, questo quasi a livello energetico. Allora diventa una purificazione anche sugli altri livelli, livello emozionale, livello cognitivo. Infatti Kapalabhati vuol dire proprio Kapa, vuol dire fronte, proprio vuol dire proprio pulire la fronte, pulire tutto ciò che si deposita qua, i nostri pensieri, e anche a livello energetico. È ovvio che una tale respirazione, ovvio, è descritto nei testi dello yoga tradizionale che Kapalabhati aiuta l'ascesa di Kundalini. Se tu pensi, porti proprio questa, anche dal punto di vista proprio fisico, l'aria dal basso verso l'alto. Fai salire su come un'onda, piano piano, Kundalini, che è l'energia sessuale, che noi cerchiamo disperatamente, tutti gli yogi cercano di controllare questa energia, questa grande forza che abbiamo, non solo per scopi sessuali, ma anche per scopi spirituali, portare verso l'alto, attraverso le nadi. Facciamo tutto questo attraverso Kapalabhati. E alla fine dobbiamo uscire da questa pratica con un'aureola
così, e luce, LCD. sì, il colombo che ti si deposita qua, no? Dobbiamo diventare, sì. A me il colombo sa cosa che mi fa, non si deposita lui. Facciamo su, allora, ormai lo conosciamo, inutile che ve la dico, schiena lunga, spalle rilassate. Gola pervia, perciò a volte un po' la tendenza fa chiudere la gola, come quando si fa, invece la gola è pervia quando si fa cavalli. Seguiamo il ritmo, è importante seguire il ritmo e partiamo, facciamo 100 colpi. Prova il corpo, prima magari senti il ritmo, inizia a fare cabalabatti dentro la mente. Iniziamo piano piano piano. Ultimi 12, un pochino più forti. Ultimi due. Fuori tutta tutta. Attiva bene Uddiyana Bandha, ombelico ben verso dentro, mantieni questa contrazione. Attiva il Mula Bandha. Pavimento pelvico e poi Jalandhara Bandha, avvicina il mento al manubrio dello sterno, mantieni tutte queste tue tre attivazioni, mantieni la glottide pervia, senti questa attivazione muscolare, è molto faticoso, senti i muscoli interni vivi, attivi, glottide pervia, mantiamo l'apnea, polmoni vuoti solo perché stiamo attivando tutti i muscoli espiratori. Disagio, libera la gola, l'aria entra dalla gola, poi la pancia,
o il pavimento pendi. Senti l'effetto della pratica? Se senti un po' di muco che è risalito verso le vie aeree superiori è normale e questo determina anche la purificazione che è avvenuta nelle vie aeree più basse, più profonde. Se senti del muco puoi tranquillamente deglutirlo. Richiami bene tendenzialmente deglutire il muco è meglio che espellerlo. Facciamo una brevissima sequenza di Nadi Shodhana, la respirazione e narici alternate, pollice, indice sinistro Chin Mudra, mano destra indice medio sull'eminenza Tenar, sulla base del pollice, chiudiamo la narice destra, fuori l'aria dalla sinistra, inspiro dalla sinistra. Chiudi la sinistra, fuori l'aria dalla destra. Dentro dalla destra. Chiudi la destra, fuori l'aria dalla sinistra. Questo è un ciclo, ricominciamo dentro dalla sinistra. Chiudi la sinistra, fuori l'aria dalla destra. Inspiro dalla destra. Chiudi la destra, fuori l'aria dalla sinistra. Secondo ciclo. Facciamo ancora 5 cicli, ognuno per conto suo. L'aria entra e esce in maniera silenziosa attraverso le narici, a costo di non chiudere completamente le narici che stiamo chiudendo. Non forzare, pelle del viso rilassato, schiena lunga. Dopo la quinta volta, quando l'aria esce dalla vice sinistra,
anche la mano destra si deposita, Chin Mudra. Senti questa forza nelle mani. Regalati qualche bello respiro verso le narici. Senti come queste pratiche sono potenti a cambiare le cose essenziali, anche se a volte non sono visibili, della nostra vita, del nostro respiro, dei nostri processi cognitivi. Vanno a lavorare sull'essenza, mentre lasciano ferma l'esteriorità. Risuoniamo con un Om. La pratica di pranayama è finita. Se vuoi, se puoi, mantenendo gli occhi chiusi o aprendo gli occhi il meno possibile, muovendoti con la qualità, con il respiro, ti sdrai in shavasana, che vuol dire disteso con la pancia in su, e rilassa bene tutto il corpo a terra. Cadi come corpo morto, cade. Puoi tenere gli occhi chiusi, occhi aperti. Senti come il lavoro continua dentro il corpo. Senti come piano piano le tensioni, magari alla fessura inguinale, alle gambe, ai piedi, alla schiena, piano piano si sciolgono, si ammorbidiscono.